Le presento il principe James. È un onore fare la sua conoscenza. Mi spiace, non siamo compatibili. È ridicolo che non siete compatibili. Tesoro, abbi pazienza, ha conosciuto soltanto un candidato, è normale. Che entri il prossimo! Spero sia quello buono. Principessa Casarina, non siamo compatibili, buona giornata. Molto piacere. Piacere mio, principessa. Mi spiace, non sono io. Figliola, il prossimo è un ottimo candidato, mi raccomando, impegnati. Farò del mio meglio, padre. Che entri il principe Harry! È un onore fare la sua conoscenza, principessa. Sono certo che siamo destinati a stare insieme. Mi sbagliavo. Allora, tesoro, buone notizie. Non siamo compatibili, padre. Restano soltanto 5 candidati. Soltanto 5? Se non trovi qualcuno che è compatibile con te, dovrò cacciarti dal reame. Le regole sono regole, non le ho decise io, e se tu non trovi il principe compatibile con te, dovrò diseredarti e dovrei andare via dal palazzo reale. Ma padre, non posso andare via dal palazzo, tutta la mia famiglia, tutti i miei amici, tutte le persone che mi circondano sono dei reali, non può accadere. Stai tranquilla, tesoro, sono sicura che uno dei prossimi candidati sarà quello giusto, non temere. Molto piacere. Credo che sia il mio turno. Sì, ma tanto non sono compatibile con nessuno, quindi possiamo anche smetterla di fare questo... Questo cosa? Giochino. Sono arrivato da molto molto lontano, per favore mi faccia provare. Oh mio Dio! 54%! È positivo, vero padre? Va bene, siamo compatibili. Non è sufficiente 54%, tu meriti di meglio. Che entri l'ultimo candidato. L'ultimo candidato? Non ce ne sono più dopo questo. Salve, principessa Katarina. Ecco, lo sapevo. Parla piano, facciamo finta di niente. Che cosa? Dobbiamo fare finta che siamo compatibili. Lo scopriranno se dico le bugie. Quindi per te la soluzione migliore è essere cacciata dal reame? No. Ma non sono brava a dirle io. Ci devi provare e ci devi riuscire. Loro non controlleranno mai se siamo compatibili sul serio. Allora, qual è il verdetto finale? Siete compatibili sì o no? Sì, siamo compatibili. Perfetti a dire la verità. Finalmente una buona notizia, sono contento. Fantastico, non è vero? Tesoro, sei molto strana, perché ti comporti così? Amore, nostra figlia è soltanto nervosa, anche io lo sarei dopo aver conosciuto la mia anima gemella. È un onore fare parte della vostra famiglia, posso parlare un attimo con vostra figlia? Com'è andata? Ti confermo che non sai mentire. Lo so, sono pessima. Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? È semplice, ci dobbiamo sposare. Semplice, ora ci dobbiamo sposare. Non possiamo sposarci, non saremmo mai felici, siamo incompatibili. Questo non è vero, chi ti ha detto che per essere felici bisogna per forza essere compatibili? È una cosa che sanno tutti, lo dicono le regole, le persone, chiunque. Le stesse persone che ti caccerebbero dal reame solo perché non trovi una persona con la quale sei compatibile? Non hai tutti i torti. Non è il sistema che decide se sei o non sei meritevole di essere una principessa. Torniamo di là, se no penseranno che c'è qualcosa di sospetto sotto. Tu però prova a mentire meglio. Scusate, posso disturbarvi? Non ci disturba, mi dica pure. Suo padre, il re, mi ha detto di informarvi che dovete fare i raggi X per provare a tutto il regno che siete veramente compatibili. Posso chiedere entro quando dobbiamo farlo, così ci organizziamo? Il termine comunicatomi dal re è entro domani sera. Posso chiedere entro quando dobbiamo farlo, così ci organizziamo? Suo padre mi ha comunicato che il termine deve essere entro domani sera e non oltre. Grazie mille. Vi lascio soli, così potete organizzarvi tranquillamente. Hai sentito, vero? Hai sentito quello che ha detto? Hai sentito quello che dobbiamo fare? Hai capito? Io ho capito, tu però calmati. Andrà tutto bene. Sì. Andrà tutto bene, cosa... qual è il piano? Tu sai sempre cosa fare, giusto? Qual è il nostro piano? Principessa, prima di tutto respira e seconda cosa, io non ho un piano questa volta. Ok, basta, per me è sufficiente. Assolutamente no, dobbiamo continuare. Non capisci, quando andremo a fare i raggi X, scopriranno che abbiamo mentito, tutto il reame capirà che è una truffa. Noi faremo in modo che non lo scoprano, ma devi darmi del tempo per pensare a un piano. Principessa, per favore, fidati di me.
Ho un piano, dobbiamo solo trovare qualcuno che è compatibile con te. Che bellissimo piano, forse ti stai dimenticando che io non sono compatibile con nessuno. Non deve essere per forza una compatibilità amorosa. Può essere anche una persona semplicissima con cui vai d'accordo, non hai una migliore amica. Non noteranno mai la differenza. Certo che ho una migliore amica. Allora il piano può funzionare. La vera domanda è... perché stai facendo tutto questo? Perché è successa la stessa cosa a mia sorella, l'hanno espulsa dal reame e da lì ho fatto una promessa, non permetterò che accadrà mai più a nessuno. Ciao Marta, come stai? Ciao, che bella sorpresa, che succede? Avrei bisogno del tuo aiuto per fare una cosa. Sei molto strana, dimmi subito di cosa si tratta. Vuoi il mio aiuto per mentire a tutto il reame? Hai ragione, non avrei dovuto chiedertelo, scusami tanto. Fai finta che non sia mai successo. Stai scherzando? Non vedevo l'ora che uscissi un po' fuori dagli schemi. Quando iniziamo? Mi scusi principessa, dove crede di andare? Stiamo andando a fare i raggi X. Deve fare l'esame di compatibilità con il principe. Giusto, dimenticavo. E dove sarebbe il principe? Il principe si trova già all'interno della stanza, ci sta aspettando. E Marta ci accompagna perché lei capisce molto di più di questa tecnologia e quindi è un aiuto. Esatto, conosco i macchinari a memoria. Ora mi sento più tranquilla. Prego, entrate pure. Principe Leonardo! Sono qui, hai buone notizie? Ho qua i risultati del nostro test. Bravissima, forza, fammi vedere. 92%, ma è perfetto! Allora tesoro, sei pronta per la cerimonia? Madre, a dire il vero sono felicissima e non vedo l'ora. Sono davvero contenta per te tesoro, a dopo. Vi presento il principe Leonardo, futuro sposo di mia figlia. Sua maestà, aspetti un attimo, ho una confessione da fare. Marta! Sua maestà, aspetti, ho una confessione da fare. Marta, cosa stai facendo? Di quale confessione parli? Cata, mi spiace, c'erano le telecamere, io non volevo farlo, mi hanno costretto. Loro sanno che non sei compatibile con il principe. Sua maestà, Marta sta dicendo la verità. Le telecamere hanno ripreso sua figlia che faceva il test dei raggi X con lei al posto che con il principe. E perché avrebbe dovuto farlo? Per nascondere il fatto che lei non è veramente compatibile con il principe. Mi dispiace, Cata. Sua maestà, la verità. Aspetta, principe. Perché non facciamo un test di compatibilità qua, davanti a tutto il reame? Così voi e noi avremo la certezza e dimostreremo a tutti quanti che siamo veramente compatibili e non è una bugia. Avete sentito? Mia figlia è disposta a dimostrare la verità e io le credo. Portate i macchinari. Che cosa hai fatto? Senti, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Forse... hai un piano migliore? Hai pensato ad altro? Certo che no, non me l'aspettavo, mi hanno colto alla sprovvista. Se devo essere sincera, io non voglio perderti, davvero ho paura. Principessa, qualsiasi cosa succeda, sappi che io sarò sempre dalla tua parte, ci sarò sempre per te, è una promessa. Andrà tutto bene, giusto? Giusto. Sua maestà, siamo pronti. Bene, figliola, è arrivato il momento, sei pronta? Sì, padre. Sono pronta. Bene, l'unica cosa che vi resta da fare è tenervi per mano. Avete visto? Mia figlia non mente, sono compatibili. Possiamo iniziare con i festeggiamenti. Io non me lo spiego, siamo compatibili. Non capisco cosa sia successo, è assurdo. Siamo riusciti a creare un legame. Io l'ho sentito, il mio cuore l'ha sentito e anche il sistema se n'è accorto. Sì, è stato magico, davvero. Ora non ci resta che pianificare il matrimonio. Ehi, ciao! Se sei arrivato fino a qua, commenta con Principessa! E io vi saluto e vi mando tanti tanti bacioni! Ciao, amori!